Di certo non è stata la mia idea, se è quello che intende dire. Devono aver pensato che era poco elegante, con una figlia che va in bagno dopo ogni pasto. Senta, le spiace se fumo? È iniziato tutto, sai, forse 7 anni fa, più o meno al primo anno di liceo. All'inizio non ero propriamente consapevole. Ero insoddisfatta per insomma, per come apparivo. 107 kg. Credo a questo punto di averne persi circa 30. Ho provato di tutto, dietologi, sport. A un certo punto ho cominciato a fare su e giù le scale di casa. Le facevo anche 10 o 20 volte di fila. Sì, ma voglio dire, c'è tanta di quell'ipocrisia in giro. Ti amo così come sei, la vera bellezza sta in un corpo sano. E poi è un modo come un altro per rifilarti una crema idratante. Alla fine, però, vanno tutti in cerca di una ragazza trofeo. Un manichino da mettersi a fianco per fare bella figura. Sono arrivata a digiunare anche per 3 giorni di fila. Mi è capitato di svenire o comunque di perdere lucidità. Dopo molte ore di digiuno, però, ti senti, come se levitassi. È difficile spiegare. Ti senti in trappola. Mi vergognavo di mangiare, ma anche di rifiutare il cibo. Ogni volta che avevo fame o non l'avevo, mi sentivo come 1.000 occhi addosso. Mi chiedo come fanno tutti gli altri, i loro corpi. Li vedo crescere senza cambiare. I loro corpi. Belli. Inutili. Mi sono interrogata più volte sul mio rapporto col cibo e sul ruolo del cibo in generale. Ho capito che troppo spesso, quando si parla di cibo, si parla in realtà di altro. Il cibo può essere affetto, può essere piacere, può essere noia, sfogo, può essere punizione. Non so esattamente che ruolo abbia il cibo per me. So che non ci vedo niente di tutto questo. Quando mi sono reso conto di non essere più grasso, è stato un bel momento. Sa, è un po' stupido. Ero in bagno e all'improvviso ho notato un dettaglio del mio corpo. Non l'avevo mai visto prima. Questa fossetta qui. Ho chiesto un po' in giro e ho scoperto che ha un nome. Si chiama tabacchiera anatomica. Prima ero troppo grasso per vederla. È strano pensare che ci sia sempre stata, no? Se ho trovato la forza per uscirne, credo sia stato per questo.
L'ho fatto anche per stare meglio, avere un aspetto più sano, ma il vero motivo non era migliorare, era più capire in effetti che forma avesse il mio corpo.